Come si pastorizzano gli albumi d'uovo montati? La classica meringa all'italiana, quella che si inserisce all'interno di semifreddi e per alleggerire creme a base di panna e fare anche meringhe infornate. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi facciamo la meringa all'italiana, ossia la meringa che si può consumare a crudo senza cuocere. Ideale per la lavorazione a freddo, l'inserimento di meringa a freddo senza cottura, come semifreddi e altre lavorazioni. Quindi andiamo a pastorizzare con lo sciroppo di zucchero portato a 121 gradi, uguale a quella della pâte à bombe fatta con i tuorli. Ci servirà un termometro per misurare bene la temperatura. Se non avete un termometro, più o meno saranno un 3-4 minuti dopo l'ebollizione. Quindi inseriamo l'acqua in un pentolino. Inseriamo l'acqua in un pentolino e dopo inseriamo lo zucchero. Facendo in questo modo evitiamo che lo zucchero si va a bruciare intorno alla pentola perché è molto probabile che può succedere. Lateralmente facciamo in modo che sia ben pulito e non sporco di zucchero. Quindi mettiamo sul fuoco e portiamo a 121 gradi. Con l'aiuto di un termometro, per essere più precisi, portiamo a 120 gradi perché poi un grado sicuramente va a sforare. Per acquistare un termometro che ho usato io in questo video, vi lascio il link in descrizione. Quindi nel frattempo arriva a temperatura lo zucchero e l'acqua, iniziamo a inserire in un recipiente e portiamo a schiumare gli albumi. Quindi andiamo a montare inizialmente le uova a temperatura ambiente, mi raccomando perché sennò ha lo shock termico e si può solidificare subito lo zucchero. Vediamo che lo sciroppo è pronto. Io lo sciroppo lo tolgo a 120 gradi, non a 121, perché sicuramente un grado, anche di più, dopo salirà ancora lo zucchero, uguale l'ho fatto anche per la pâte à bombe. Adesso inseriamo a filo negli albumi montati un po' a neve, mentre montano. Quindi inseriamo a filo proprio su dove vanno a sbattere le fruste, in modo tale da non avere, diciamo, una parte di zucchero che non si va a sciogliere. Mi raccomando, le uova devono essere, gli albumi in questo caso, a temperatura ambiente, così non abbiamo un composto troppo freddo che si può avere lo shock termico. Vedete che man mano che andiamo a montare, poi finisce ovviamente lo sciroppo, si va a montare sempre di più fin quando poi diciamo gli albumi si vanno a raffreddare e man mano si rapprende il composto e diventa perfettamente montato. Vado anche a togliere l'eccesso di zucchero che è rimasto nel pentolino, ovviamente è considerato già quel poco di grammo di zucchero che rimane nel pentolino, proprio apposta nella ricetta. Vediamo che man mano che andiamo a montare e si va a raffreddare sempre di più il composto, diventa più, sempre più solido e ben montato. Guardate che spettacolo! Ecco, quando rimane il cosiddetto becco di gallina è pronto. La nostra meringa all'italiana è pronta per essere inserita in qualsiasi semifreddo per alleggerire anche dolci a base di panna. Si può anche cuocere tipo meringhe normali, quelle fatte a forno. Per vedere il video di come si pastorizzano i tuorli, cioè la pâte à bombe, vi lascio il link in descrizione. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima ricetta. Ciao!